articolazioni ed aree che erano di copertura rispetto a queste operazioni dei fascisti in Italia e anche in Europa. C'è il famoso scandalo Watergate. Nell'agosto del 74, negli Stati Uniti si scopre che il presidente Richard Nixon aveva spiato il candidato presidente dei democratici per cercare di capirne le mosse in anticipo e cercare di batterlo sul piano della campagna elettorale. Per gli Stati Uniti, in Italia una roba del genere sarebbe finita con qualche articolo sui giornali. Negli Stati Uniti questa cosa è uno scandalo inaccettabile, cioè una scorrettezza inescusabile, e il presidente Richard Nixon è costretto a dimettersi. Va in crisi il Partito Repubblicano, vanno in crisi le coperture istituzionali, vi è un cambio del personale politico e militare dell'Alleanza Atlantica e della NATO, che erano decisivi per riuscire a mantenere in Europa e negli Stati Uniti, in Europa i regimi fascisti, negli Stati Uniti e in Italia questi progetti coprendo i fascisti e le loro operazioni d'azione. Per cui si passa, si sconfigge la strategia della tensione, e un elemento non indifferente che aiuta questa pagina di vittoria sulla destra e i reazionari è la controinformazione. Adesso ci sono tante televisioni, all'epoca ce n'era una sola, in bianco e nero. I giornali non erano tutti quei giornali che vedete adesso. C'era il Corriere della Sera, la Repubblica, il Corriere della Sera era il giornale della destra. C'era l'Unità, poi cominciarono ad arrivare altri quotidiani, Lotta Continua, Il Manifesto, Il Quotidiano dei Lavoratori, ma sono anche successivi. La controinformazione fu un fatto decisivo, e cioè quello di spiegare in realtà che le cose non stavano in questo modo, fornendo elementi di controinformazione, cioè di conoscenza su come si organizzavano le trame e cosa facevano i fascisti. Un anno neanche dopo, e chiudo, la strage di Piazza Fontana, nel giugno del 1970, esce un libro fondamentale che è il frutto di questo lavoro di controinformazione, il primo lavoro di controinformazione, che si chiama La strage di Stato. Si chiama La strage di Stato, e guardate che quel libro lì, se uno lo rilegge adesso, è ancora valido, anzi è un po' per difetto rispetto alle cose che poi si sono scoperte dopo. Ma si chiama La strage di Stato, perché sono i fascisti che mettono le bombe, ma sono settori dello Stato che li coprono e favoriscono questa operazione. 6-7 mesi dopo esce un libro che avrà una fortuna incredibile, perché i militanti di sinistra, ma anche i democratici, se lo scambieranno, perché lì dentro c'era una spiegazione sulla base dei riscontri di quello che era accaduto. Non erano ipotesi fantascientifiche, c'era la spiegazione dei personaggi.